tanti anni che inseguo la possibilità di confrontarmi con questo grande drammaturgo. Poi invece Luca De Fusco ha avuto l'idea, che peraltro so essere un'idea che aveva nella testa da tanti anni, di tentare questa scommessa, cioè di affidare un grande personaggio del repertorio edoardiano a un attore non napoletano, nella fattispecie a Eros Pagni. Nel momento in cui ha deciso di giocare questa scommessa, naturalmente ha subito chiesto al Teatro Stabile di Genova se il Teatro di Genova era interessato a entrare in un'avventura coproduttiva, anche perché la familiarità fra i due teatri è una familiarità forte. A quel punto chi fa la regia, insomma, dal cappello sono uscito io, con molto orgoglio, con molto piacere, devo dire, ecco. Anche perché questa è la prima commedia di Edoardo che ho visto in assoluto nella mia vita, per un puro caso, in televisione, quando avevo 11 anni, parliamo del 1964, e mio padre, che era un grande appassionato di teatro e in particolare del teatro napoletano, mi disse: "Stasera ti faccio vedere cos'è il teatro", e mi vidi questo sindaco, sì, e rimasi sbalordito. Già nella mia innocenza di undicenne rimasi sbalordito da quest'attore e da questo mondo. Queste, Brite, queste sono le mani in usante. Ehi, che mi hai pigliato per sta pietra? No, 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 non ti metta a fare, c'è altra gente che aspetta, andate. Con Antonio Padre non vuoi stare. Con Antonio Padre no. Ah, buone, Antonio Padre dopo. Antonio Padre tutto qua. No, dico Antonio, il padre non vuoi stare. Il padre no. Con Antonio Padre non vuoi stare. Con Antonio Padre tutto qua. Si bella, non do, si bella. Non do, non do, non do. Antonio Barracano è una grande creazione dell'arte del teatro e, come tutti i grandi personaggi di teatro, non è il ritratto di nulla e di nessuno, non è un personaggio che arriva dalla realtà, anche se si dice che a Edoardo fu ispirato da un tal Campolungo Mobiliere. Barracano trascende la realtà, questo non è un testo sulla malavita, non è un testo sulla camorra, questo è un testo certo intriso anche di questioni che riguardano storicamente questa città e il nostro paese, vorrei dire, ma non è certo, diciamo, che Antonio Barracano sta alla camorra come il Marlon Brando di Coppola, del Padrino, sta alla mafia americana. Se poi vuole una definizione di Antonio, personaggio fantastico, è un santo criminale. E in questo c'è qualcosa di radicalmente shakespeariano, cioè il ritratto di un uomo che è insieme santo e malamente, per dirla alla napoletana, cioè è un impasto di bene e di male, di bello e di brutto. 35 anni sono la vita intera di un uomo e noi li abbiamo spesi per proteggere chi? Una rete di delinquenti che è la vergogna del nostro paese. Noi abbiamo rischiato la galera, non una, milioni di volte, io e voi. E per aiutare chi? Chi? Una massa di uomini spregevoli, abietti, che sono la vera piaga di una società costituita. La vera vittima, volete dire? Vittima? Vittima, sì, vittima. Perché si tratta di gente ignorante e la società mette a frutto l'ignoranza di questa gente. Professore, sui reati e sui delitti che commettono gli ignoranti si muove e vive l'intera macchina mangereccia della società costituita. La legge non ammette ignoranza. Articolo 5 del codice penale. Di fronte al problema del campanilismo napoletano, devo dire la verità, sono completamente sereno e pieno di paura, ma esattamente nello stesso modo con cui sono sereno e pieno di paura se vado in qualunque altra città d'Italia a recitare qualunque altro testo teatrale. In questo senso, lasciatemelo dire in modo scherzoso, Edoardo e in generale la drammaturgia napoletana non sono solo vostri, sono
di tutti e solo di tutto il mondo. Ci siamo davanti, voglio dire, a una delle grandi capitali culturali del teatro, col teatro napoletano, quindi nessuno mette questo in discussione. Ma se questo valore viene difeso troppo in nome del io sono napoletano e tu no, che vuoi? Il mondo è fatto nella sua forma di migliore creatività, di meticciati, di mescolanze. La cultura e il teatro sono qualcosa che ha bisogno di essere impastato come l'acqua e la farina. Ma insomma, figli belli, ma siamo... cioè, io quando ho lavorato in Mongolia con degli allievi mongoli, il problema del campanilismo non ce l'avevo, cioè ci capivamo. Io